turno per la Coppa Italia, prima partita vera, però insomma dopo il test con il Verra, dopo il test con la Sampdoria, qui insomma il Monza ha opposto anche una buona resistenza. Ma sì, sicuramente la prima partita ufficiale dopo un mese quasi di allenamenti, quindi era importante passare il turno per poter giocare un'altra partita ufficiale settimana prossima. È anche una bella partita, perché giocare comunque a Bologna è stimolante, è una bella partita, più che altro anche per fare altri minuti, serviranno per il campionato. Ecco, comunque spirito sulla Bologna, come l'hai anticipato, ma è anche un po' nervoso per il vostro allenatore, non so se vi abbia dato qualche indicazione oggi per chiedervi vincete, portate a casa il risultato, che torniamo al Dallas. Ma sicuramente lui sarà contento, però diciamo che l'abbiamo fatto per noi, perché comunque dopo 40 giorni abbiamo fatto solo due partite, oggi era la terza, quindi diciamo che giocando si prende il ritmo partita, quindi passando il turno vuol dire giocare settimana prossima e quindi mettere altri minuti nelle gambe che serviranno poi per il campionato. Quello che abbiamo visto oggi è un Padova con il 3-5-2 rispetto al 4-3-1-2 della passata stagione. 8 interpreti su 11 sono rimasti gli stessi. Ora, valutiamo che questa possa essere una formazione potenzialmente titolare. Cosa significa, secondo te? Ma adesso diciamo che siamo alla prima partita ufficiale ad agosto, quindi moduli e uomini non contano, diciamo. Adesso quello che conta è prendere la forma migliore e poi dopo il mister sicuramente sarà... ci penserà lui col modulo e gli uomini da impiegare per il campionato, visto che comunque è un campionato lungo, molto difficile. C'è un blocco però, quello della promozione, che conta ancora molto per questa squadra. Ma diciamo che probabilmente nello spogliatoio, anche perché comunque eravamo un bel gruppo lo scorso anno, quest'anno siamo rimasti in parecchi e abbiamo messo altri giocatori comunque che si sono subito messi a disposizione del mister e anche della squadra, e quindi siamo contenti. Chiuso un po' a capelli prima, come vede un po' questa Serie B, che è un po' un'incognita sia per la diramazione dei calendari sia per le squadre che parteciperanno al prossimo campionato. Anche tua esperienza di Serie B, che impressione hai? No, diciamo che adesso speriamo di riuscire a partire prima possibile per giocare, che è la cosa fondamentale, perché con questi ricorsi e le squadre che non si sa chi viene ammesso e chi viene ripescato, quindi che si faccia chiarezza il prima possibile per avere un calendario per cominciare a giocare, che è quello che poi interessa a noi, dato che comunque è un campionato lungo e difficile, sicuramente dovremo essere concentrati dall'inizio alla fine. Cosa ti auguri? Mi auguro di fare un bel campionato, dai, di toglierci delle belle soddisfazioni come abbiamo fatto l'anno scorso. Per le ripescate, magari qualche preferenza, qualche amicizia, per rivedere qualche vecchio compagno. No, diciamo che no, perché dopo quelle cose lì non sai mai che cosa c'è dietro, quindi diciamo che l'importante è che sia fatta giustizia come si deve, quindi che vengano ammesse o ripescate squadre che poi dopo siano in regola. Ciao, buonasera.